mese di giugno, mese di dichiarazione dei redditi. Come al solito, il mondo agricolo è un mondo a parte, dove bisogna fare tante tante spiegazioni. Questo è un argomento che ho dovuto spiegare a tanti di cui parenti, amici, colleghi, perché per quanto riguarda il pagamento delle tasse per i braccianti agricoli è davvero una giungla. Poniamo il caso normale, un dipendente fisso di un'azienda, un dipendente statale. Che succede? Sapendo quando è l'importo della busta paga, ogni mese viene calcolato, vengono calcolate le tasse trattenute. Si dice che il datore di lavoro fa da sostituto d'imposta, che trattiene le tasse dallo stipendio del lavoratore e le versa allo Stato. Tutto in regola, è una procedura normale. Ma in agricoltura cambia tutto. I braccianti agricoli difficilmente fanno tutta la campagna agraria nella stessa azienda. E chi lo fa? Il titolare dell'azienda, il collaboratore, chi fa le buste paghe, non si sa perché il fatto di fare da sostituto d'imposta viene un po' meno. È inutile girarci intorno. In agricoltura ci sono le tariffe, ma ci sono anche degli accordi vietati magari dalla legge, non so come dirlo, ma in generale si lavora a giornata. Spesso il valore contrattato della giornata corrisponde proprio a quella della tariffa. Siamo in un periodo in cui la giornata è 55 euro e gli operai prendono 55 euro. Lavori 15 giorni, ti faccio la busta paga da 15 giorni, ti pago con bonifico, questa è la situazione ideale. Poi ci sono tante situazioni in cui perché si vuole prendere il sussidio di disoccupazione, perché se non si fa così i conti a fine mese non vengono bene, non svegliamo il segreto di Pulcinella, lavori 15 giornate, te ne metto 12-13, la differenza vediamo come fare, ma non lo dico io. Prendiamo la situazione ideale, lasciamo stare queste idiozie. Nella situazione ideale che succede? C'è il lavoratore Savino che lavora, fa la potatura dell'olivo in un'azienda, poi va a preparare il vigneto in un'altra, poi magari va a fare la raccolta delle pesche in un'altra azienda. C'è una frammentazione di buste paghe che poi daranno vita per ogni azienda un CUD, dove si hanno delle situazioni a scalare. Che cosa succede? Succede che l'operaio Savino lavora nell'azienda tot e fa 24 giornate. 24 giornate alla tariffa base, 55 euro al giorno, sono 1320 euro. Abbiamo le aliquote appena riaggiornate l'anno scorso, dove le aliquote adesso sono dal 23% fino a 15.000 euro e dal 25% da 15.001 euro a 28.000 euro. C'è tuttavia una zona di esenzione, eccola qui, pari a i redditi da lavoro dipendente se non superano gli 8.000 euro annui. Questo che vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui l'azienda nella prima busta paga di 24 giornate con un importo di 1.320 euro, le tasse da pagare sono zero. Ora questo lavoratore magari andrà a fare un'altra mansione in un'altra azienda da caio con una mansione anche con una qualifica più alta, dove la tabella deve prendere 75 euro al giorno e quindi deve prendere 1.425 euro. Anche qui, stando al di sotto della soglia degli 8.000, non paga le tasse, tasse zero. Ancora, va in un'altra azienda, 18 giornate, tariffa base 55 euro, 990 euro, nessuna tassa da pagare, nell'altra azienda Paperino, e così via. La situazione finale di fine anno, che magari questo operaio raggiunge la famosa soglia critica delle 100 giornate, si ferma, ha un reddito di 6.500 euro, è al di sotto degli 8.000, non deve pagare nulla, zero tasse. Il datore di lavoro non farà da sostituto di imposta perché sono tutti datori di lavoro diversi e qui non c'è da fare nulla. Caso B, oscuriamo tutto se non si capisce, il lavoratore lavora sempre dalla stessa azienda. Quindi magari comincia il mese di marzo, un vento, fa 19 giornate a 55 euro, fa un lavoro manuale, all'assunzione base, poi in realtà fa un lavoro un po' più specializzato, cambia la qualifica e fa 20 giornate a 75 euro. Ancora mese successivo, quant'è il totale? Il totale è 4.000 euro, sono ancora al di sotto
degli 8000. La faccio veloce. Che succede? Qui, dove ho scritto no, il totale è 8920, si vede male. 8920 è superiore a 8000 euro. E i 920 euro vengono calcolati al 23%. E quindi il netto in busta paga con 20 giornate, anziché i 1500 euro, prenderà 1288. Questi 211,60 euro, il datore di lavoro li versa come un F24 perché fa da sostituto d'imposta. Il sostituto d'imposta è obbligatorio per il datore di lavoro. Lo Stato dice al datore di lavoro: tu ti devi trattenere i soldi, quello ha superato gli 8000 euro, deve pagare le tasse. Non sono soldi che il datore di lavoro non dà. Il datore di lavoro 1500 euro deve dare e 1500 euro dà, di cui 1288 di busta paga netta al lavoratore e 211 versa allo Stato. Quindi il costo per il datore di lavoro è identico. Posso anche mettere io degli esempi di mie buste paghe. Ecco qua. Ah, a queste poi ci sono anche le imposizioni fiscali comunali, provinciali. Eccole qua, 3,85 euro. Eccola qua l'imposta roba al 27%, perché qui si dice reddito presunto annuo di quando è di 12.000 euro, chi ha più che il 27? Qui c'era anche un po' da ragionare, però io sono uno di quelli che faccio una dichiarazione a inizio anno, il vecchio T13 che non esiste più e poi vedremo perché, o T12 non ricordo, una dichiarazione in cui si mettevano i figli a carico, la moglie e si presumeva un reddito sul quale poi dal primo mese si calcolavano le tasse, non che poi si andava a finire nella situazione che vedremo. Queste sono tutte delle tasse che si pagano, tasse che io non è che dico no, non me le date, perché io so bene che con questo inquadramento qui, con 25 giornate, comunque è un livello alto, le giornate qui, una busta paga di 25 giornate che veniva da 1900 euro, su quei 1900 euro bisogna applicare le tasse, perché si spiega c'è il salario pro, poi c'è il terzo elemento che si aggiunge all'agricoltura e poi ci sono eventualmente le tasse. Quindi nella nostra situazione del datore di lavoro, man mano che aumentano le giornate e si va avanti con i mesi, magari si arriva che questo lavoratore in tutti questi mesi raggiunge 219 giornate, mette tutti i contributi, 219 giornate non lo fa nessuno, si fermano per prendere la disoccupazione, un casino per i pagamenti, bisogna avere i contanti, un casino. Ecco perché la disoccupazione va tolta. Se noi togliamo i sussidi di disoccupazione, che sono bei soldini, quei soldini là, anziché far pagare 15-20 euro di tasse al datore di lavoro, il datore di lavoro deve pagare sempre lo stesso, ma aumenta le giornate lavorative, il netto. Paga, secondo me, deve pagare 5 euro di contributi al giorno e 15-20 euro, che sono le tasse che si pagano su ogni giornata lavorativa, li deve dare direttamente al lavoratore, su cui poi ci deve pagare le tasse, perché tutto sto casino è per il sussidio di disoccupazione. Allora, in questa situazione in cui si arriva a 219 giornate, in cui il reddito totale fa 16.000, qui, una volta che siamo arrivati a questo mese, c'è un superamento della quota di 15.000 euro e quindi c'è un'aliquota al 23% di 1.045 euro, che 1.045 euro riguardano fino a 15.000 euro di reddito. Oltre i 15.000 euro ci sono altri 830 euro di tasse al 25%, quindi c'è il paradosso per cui in questo mese, lavorando 25 giornate, il netto è stato più basso del mese precedente, da 1427 a 1443. Considerate, e qui c'è un macello di chi fa le buste paghe, che i contributi comunali, regionali e provinciali, chi li calcola tutti i mesi, chi li calcola un mese sì, un mese no, spesso c'è una discrepanza fra le buste paghe, e qui, cari consulenti del lavoro, mettetevi una mano sulla coscienza. Gli operai giustamente vogliono i soldi i primi giorni del mese, ma spesso si è costretti a fare dei bonifici perché la busta paga arriva il 10-12 del mese, l'operaio non può aspettare e quindi poi magari viene un controllo dell'ispettorato del lavoro e contesta il fatto che non coincidano i pagamenti con le buste paghe, ma è davvero un macello. Piccola esperienza personale, avendo avuto 4 CUD
avendo fatto delle dichiarazioni in azienda quando vengo assunto, dico io datemi il massimo delle tasse perché io le voglio pagare mese a mese, anziché per trovarmi la sorpresa della dichiarazione dei redditi, perché poi io per questione mia, figli, mutuo, vado a credito e mi fa comodo, quello è un piccolo salvadanaio. Quest'anno, quando mi sono licenziato da un'azienda, mi hanno restituito le tasse e le ho dovute pagare adesso con la dichiarazione dei redditi. E a me questa cosa, francamente, non va bene. È chiaro quindi come funziona il meccanismo delle tasse? Molti datori di lavoro hanno così tanta IVA a credito, vendite all'estero, che tutti quei soldi di F24, di tasse che devono pagare come sostituto d'imposta, vanno in compensazione, e all'operaio, io non so come fanno, se lavora 25 giorni a 70 euro, gli fanno quel bonifico, la busta paga, ci sono gli F24, io mi metto le mani nei capelli, io non so come faccio, anche perché io sono agronomo, non sono un consulente del lavoro. E ogni anno dei lavoratori che magari sono anche bravi, che hanno sempre lavorato in altre aziende, uno fa di tutto per tenere in azienda, nel momento in cui si superano le famose soglie di reddito e quindi la busta paga al netto viene di meno, succede un macello. Un macello. Quindi questa situazione va chiarita, va spiegata, fate girare questa informazione, perché i datori di lavoro non si intascano niente, sempre quello è. Sicuramente ci sono dei datori di lavoro che pagano quella quota con gli F24 e poi danno la differenza in contanti, ma quella è una doppia tassazione, anche perché poi spesso molti agricoltori hanno, molti braccianti agricoli hanno mutuo le tasse e quindi vanno in accredito e quindi prendono i soldi dell'F24 non diverso, prendono i soldi delle tasse da credito, prendono la disoccupazione, è un bel gruzzoletto. Quindi fare chiarezza, informatevi, e nessuno vi toglie niente.